Ecco, dicevo, intanto sono sindaco, e lo sono stato e lo sono, e in tutte e tre le sindacature, prima all'inizio degli anni 90 a San Severino Marche, poi nel 2007, forse 2008 a Salemi in Sicilia e poi adesso a Sutri, in realtà io sono stato o coinvolto o chiamato, al di là della mia volontà di essere un sindaco, come non potevo essere locale, ma una specie di commissario con una generosità che non è che voglio autocelebrare, ma che era quella di dire sono luoghi che meritano di più di quanto non abbiano avuto, cerchiamo di farli diventare più grandi e più visti, quindi con un'attrazione di turismo che è partita e non è più terminata nelle Marche a San Severino, con una serie di iniziative spettacolari a Salemi, in cui per mandarmi via hanno dovuto sciogliere il comune per mafia senza che nessuno fosse mai stato indagato per mafia, quindi hanno costruito la solita retorica perché non capivano le novità che io portavo. Ho portato mezzo mondo, ho inventato le case a 1 euro che oggi vengono da ogni parte ricordate. E Sutri è una città che è talmente legata all'immaginario della mia natura di viaggiatore che le volte che sono passato sulla Cassia tra Viterbo e Roma, tra Roma e Viterbo, vedevo questo paese meraviglioso e quindi me lo sono come scelto pensando a una legislatura parlamentare dominata dai grillini e quindi sostanzialmente vacua come è stata, in cui avevo tempo per dedicarmi a far rinascere un paese, cosa che è capitata con un turismo che è moltiplicato e soprattutto con l'annessione di Sutri, come era giusto, ma non è stato faticoso, forse anche in virtù dei miei rapporti con quelli che hanno fondato i borghi più belli d'Italia, in cui Sutri è subito entrata e molti borghi attendono da tempo di entrare. Quindi ho fatto un'azione di natura quasi missionaria, come riconobbe Agnese Borsellino, la moglie di Borsellino, venendo in visita e anche lì facendo nascere delle polemiche, perché disse: io ti stimo come storico dell'arte, però devo soprattutto lodare che tu, unico dal nord, sei venuto a fare il sindaco del sud, cosa strana, normalmente accade il contrario, e hai fatto un'azione come di missionario, che non era ovviamente sul piano moralistico, sul piano assistenziale, ma sul piano proprio del ridare dignità a una città. Ecco, in grande questo è il motivo della candidatura a Roma. Roma è stata mortificata da un personaggio negativo che si chiama Pignatone e da un orrendo sindaco, con il desiderio di sputtanarla in tutto il mondo attraverso quell'operazione, fortunatamente sventata dalla magistratura alla fine con la Cassazione, di chiamare Roma mafia capitale. È una cosa che io ho sempre trovato ripugnante, perché la mafia è una cosa, la criminalità è una cosa, Roma ha i suoi crimini e i suoi criminali come tutte le città, ma non è che puoi farla coincidere con la mafia è una cosa diversa, riguarda la violenza, le stragi, la morte dei bambini, cioè delle cose che hanno a che fare con la corruzione semplice, è un reato certamente grave, ma è l'unica cosa che si può immaginare a Roma. Quindi ripugnava a me, e l'ho detto in tutti i modi, a partire dal capo della polizia Gabrielli, in Parlamento, in tutti i luoghi, che sciogliere Roma, come non ha fatto poi anche su mia suggestione Gabrielli, con una dichiarazione di mafiosità che è diventata solo un teorema giudiziario, è comunque stato un biennio, triennio di follia e di sputtanamento, e io solo, nessun altro con tanta determinazione come me, ha combattuto perché poi il destino ci desse ragione e oggi la parola mafia è una parola che va legata a tutto meno che a Roma. Roma puoi dire quello che ti pare. E quindi la colpa più grave della signora Raggi e di Pignatone è stato questo compiacersi di umiliare Roma fino a questo punto. E poi, primo progetto, anzi due azioni concomitanti, rifiutare le Olimpiadi, che non voleva dire avere le Olimpiadi, ma concorrere. Concorrere è comunque buona cosa, e poi se perdi, perdi, ma non partecipare. E la seconda cosa,
fare lo stadio, che di per sé non è cosa sbagliata, ma era il pretesto per fare 3 grattacieli che a Roma non ci sono, perché lo skyline di Roma è senza grattacieli. Quindi è da allora che io immagino che sul piano del nome e sul piano dell'immagine Roma ha bisogno di avere una grande operazione di rilancio, e io sono il sindaco di Roma, capitale del mondo e capitale dell'arte, capitale religiosa come è già, e capitale dell'arte come è, ma non certamente perché i sindaci dopo Arganna abbiano fatto sentire questa sua dimensione. Allora occorre immaginare una candidatura che abbia questo significato di moltiplicare per 1000 quello che ho fatto a San Severino, a Salemi, a Sutri, cosa che evidentemente con Roma è perfino più facile perché a Roma c'è tutto, avendo però 10 assessori che nei rami che ognuno dovrà ricoprire abbiano totale autonomia. Cioè non voglio occuparmi di strade, immondizia, trasporti, perché non solo sono un impegno che va al di là delle mie competenze e che tutto sommato deve affrontare qualcuno che lo conosce meglio di me, ma soprattutto perché porterebbero via tempo all'azione invece di rilancio che io intendo fare sulla sua storia, sulla sua immagine. Quindi è una candidatura che ha un carattere di rinascita, rinascita e rinascimento, rinascimento Roma e Raffaello e Michelangelo. Il movimento politico che io ho fondato si chiama Rinascimento, e quindi quello che farò a Roma, sindaco, assessore, comunque presentando una lista, vuol dire fare vedere nel 2021, perché siamo ancora nel 21, la linea politica che nel 2023 vedrà tra i partiti che si presentano Rinascimento. Quindi è una sono elezioni nazionali concentrate nella capitale, ma d'altra parte sono anche estese quasi a diventare veramente nazionali, nonostante che siano limitate ai comuni, perché sono Milano, Torino, Bologna, Napoli e Roma, più altri 1400 comuni. Per cui le liste che noi presenteremo in almeno 100 di questi comuni sono l'embrione del Partito Rinascimento, che ha il suo emblema in Roma. Sì, lei ha colto il mio pensiero in maniera molto precisa, perché il Rinascimento di per sé è un bel nome che rimanda al periodo più alto che la civiltà umana abbia espresso, alto quanto la civiltà greca e quanto l'antica e quanto la civiltà romana classica. Il Rinascimento è tutto quello che l'umanità poteva portare a perfezionamento, ed era il nome così come l'avevo concepito. Quando, discutendo con tali personaggi che hanno fatto il partito delle partite IVA, giocando sul fatto che partito e partita sono quasi la stessa parola, ma io ho spiegato, io guarda, posso anche capire tutti i problemi delle partite IVA, ma non credo che uno prenda i voti perché si chiama partita IVA, e voteranno, e quindi dico, se tu vuoi possiamo fare un Rinascimento che è una grande idea, e poi puoi mettere le partite IVA. Questo non ha capito, e quindi anche l'altro giorno abbiamo litigato, perché proprio io trovo sbagliato eliminare dai partiti la componente ideale, cioè chiamarli Forza Italia, chiamarli 5 Stelle come gli alberghi, chiamarli tutto. Manca un pensiero liberale, socialista, comunista e Rinascimento sono dei pensieri, delle idee. Quindi, però, mai ho avuto, dopo le sventure del 2017, quando mi furono portate via le firme da una specie di gruppo dei soliti inutili, noi per l'Italia, noi con l'Italia, quindi non potetti presentarmi alle politiche, e spensi temporaneamente la lista finché la presentammo l'anno scorso ad Aosta, e lì abbiamo fatto il 6% alle regionali e il 25% come primo partito nella città di Aosta, andando al ballottaggio con il secondo che era il PD, terzo la Lega, quarto Fratelli d'Italia, eccetera. Quindi abbiamo non un sondaggio, ma un dato su Aosta, che è una città anche complessa e difficile, molto positivo. Però da allora ad oggi l'avanzare dell'epidemia, o comunque insomma di questa situazione così grave, innesca l'idea che il Rinascimento sia anche il modo per rinascere dopo un anno e mezzo di letargo.
quindi che abbia un significato non solo storico ma anche letterale, cioè rinasciamo non perché c'è il rinascimento di Raffaello e di Michelangelo, ma perché ritorniamo a vivere. Quindi questo aumenta la forza evocativa della parola e quindi lei l'ha capito perfettamente. Il problema però è che il settore culturale, per cui ovviamente lei ha le maggiori competenze, che tra l'altro è anche una grande forza economica, che muove circa un decimo di domino, è uno dei settori che ha risentito maggiormente questa crisi, con teatri e cinema. Ovviamente. Musei, aperti al singhiozzo, il turismo azzerato. Come pensa di poter invertire questa rotta? Beh, ma si inverte naturalmente, perché i vaccini da un lato, su cui io sono sempre stato favorevole, al di là del fatto che funzionino o portino qualche controindicazione, ma in linea generale sistemano una situazione incontrollabile e quindi convengo su questo. Ma poi l'altra volta, non avendo i vaccini, siamo usciti totalmente con i contagi a zero il 3 giugno. Oggi Garavaglia, ministro del turismo, parla di 2 giugno, quindi tra la fine di aprile, il mese di maggio e i primi di giugno non avremo debellato il virus pur combattendolo con i vaccini, ma se ne sarà andato lui, lasciandoci lo spazio di un'estate di aperture. Quindi se questo funziona come ha funzionato la volta scorsa, già nell'arco di poco tempo noi avremo le città riaperte e un grande entusiasmo di tornare a fare quello che è stato impedito per molti mesi. Quindi sono del tutto ottimista. Poi si va a votare, come era prevedibile, l'ho subito detto, in autunno, e quando Mattarella ha detto o Draghi o Draghi, non o Draghi o voto, ha detto non si può andare a votare perché c'è una grave situazione di pandemia, non si possono fare i comizi, non si può contagiare, e allora è assurdo non fare le politiche ma fare le comunali in maggio-giugno, che vedono almeno metà d'Italia in movimento, così come accade che ci siano per esempio delle elezioni con 180.000 persone che votano, adesso le dico anche dove, devo risolvere questo problema perché è un'altra contraddizione. Mi scrive il presidente di Confedilizia Sforza Fogliani che sono delle elezioni per le bonifiche, eccolo qua, Consorzio Bonifica convoca a votare 150.000 persone, mentre 900 euro di multa sono andati a 2 ragazzi seduti sui gradini del Palazzo Gotico. Allora, se noi multiamo in questo modo grottesco persone che non fanno nulla se non camminare e consentiamo di votare a 180.000 persone, abbiamo una forte contraddizione. Per eliminarla, Mattarella ha evidentemente dato disposizione, al di là di questo episodio che sopravvive, che ho citato come estrema contraddizione, avesse però consentito di fare le elezioni amministrative, avrebbe creato una contraddizione al discorso di quando ha nominato Presidente del Consiglio Draghi, e quindi era inevitabile che si andasse in ottobre. Questo però cosa vuol dire? Che nella previsione anche minima di quello che è accaduto l'anno scorso e quindi potrà riaccadere nel futuro, noi in ottobre dovremmo essere nella piena normalità che consentirà di fare i comizi in settembre. Quindi anche se chiunque fa le corna e teme chissà quale pericolo, siamo abbastanza vicini alla linea di svolta in cui comunque occorrerà, le proteste in piazza insistono e danno il senso di una situazione insopportabile, quindi non nell'arco di un anno ma nell'arco di un mese e mezzo o due dovremmo uscire completamente dalla crisi, e ne avremo l'emblema quando i vaccinati o i covidati, come sono io che ho avuto il covid, usciranno senza mascherine, perché è assurdo portare la mascherina all'aperto, non solo perché sei all'aperto, ma perché se hai avuto il covid o sei vaccinato, da cosa ti devi proteggere? Quindi questa specie di emblema automatico della condizione in cui siamo dà il segno di un turbamento mentale piuttosto grave. Occorrerebbe già fin d'ora che tutti quelli che sono stati colpiti dal Covid e guariti o sono vaccinati andassero senza mascherina, ma la porti perché vivi ancora nel terrore di quello che è accaduto. Questa stessa condizione è alla base della sua domanda, per la quale dovremmo avere una crisi che invece io vedo velocemente sul punto di finire, e quindi con le conseguenti riaperture. Ho in corso delle mostre a Ferrara e a Sutri, ho in corso delle mostre importantissime al Museo di Rovereto che presiedo,
e io sono ottimista che intorno alla fine di maggio si possa aprire tutto. Non ho capito bene qual è il fenomeno. I murales che vengono commissionati non vengono più realizzati come opere spontanee di street art. Allora io ho capito bene, adesso sono distratto da una notizia che mi è arrivata. No, anche su questo io sono profeta, perché assessore a Milano nel 2006 fu il primo a legittimare i graffitisti con una mostra al PAC. Per cui quello che loro facevano in trasgressione, che era la natura stessa del graffito, inteso come ribellione a un potere che non ti dà spazio e quindi conquista di spazi, è diventata con quella mostra una legittimazione che ha portato poi a far fare una serie di dipinti alla Bicocca, alla Triennale, e quindi a chiamare questi artisti trasgressivi e fuori dell'ordine dentro il sistema della produzione artistica legittimata. E quindi da quel momento è cominciata, quindi 14-15 anni fa, è cominciata questa azione che adesso porta a quello che lei dice, che apparentemente è una contraddizione, ma è che in luoghi, stabilendo dei limiti che avevo posto io parlando con loro come in un armistizio, bisogna evitare che loro facciano murales su edifici che hanno più di 70 anni, perché finirebbe per essere uno sfregio, come fare un taglio di fontana invece che su una tela bianca, su una tela di Caravaggio. Quindi dove c'è, invece gli edifici che hanno meno di 70 anni sono generalmente edifici grigi, in cui la vitalità del colore crea un effetto di miglioramento di molte periferie. Quindi da questo punto di vista la legittimazione che iniziò allora ha portato a qualche esito buono, positivo. Guardate, le cito un punto, anche se è una persona politicamente lei non vicinissima, è che disse una volta che Roma è una città che crea immaginario, non vende, non compra. Cioè Roma è arte, immaginazione, creazione. La frase è di Renato Nicolini, ma la trova corrispondente anche a una sua possibile idea. Beh sì, certamente, io ero amico di Nicolini, poi abbiamo avuto delle polemiche prima che lui morisse, perché era passato dalla sua visione di assessore di una vitalità e di una città nuova in maniera molto innovativa a una posizione politica più di squadra, però nel passato i rapporti erano stati ottimi e quindi è un modello importante cui riferirsi, e indica di Roma quella natura appunto che corrisponde a quella del sogno e del cinema, cioè il cinema con Cinecittà e il sogno con la storia sono una dimensione di un film perenne che Roma è, e che è un film che si apre davanti al mondo. Chiunque viene a Roma è come se andasse appunto dentro un sogno o in un film che racconta una storia che non puoi certo fare con Tokyo o con Pechino forse in parte potresti farlo ancora se non avessero distrutto tutto. Noi abbiamo avuto delle leggi fasciste straordinarie che hanno conservato almeno metà del patrimonio che meritava di essere conservato, che è naturalmente poco rispetto a tutto, ma molto rispetto alla distruzione che ha sconvolto il 95% delle città storiche in altre nazioni. Quindi noi siamo veramente quello che diceva Nicolini. A proposito di vicinanza o lontananza politica, la sua attualmente è una candidatura dall'estero, sì, che ha avuto tanti contatti anche con il centrodestra, ha cercato un dialogo, è un dialogo aperto ancora adesso? Oppure sì, sì, beh, loro sono molto indietro, è strano che l'area, diciamo, di sinistra e l'area di destra siano abbastanza equivalenti nell'avere evidentemente intuito come me
che non sarebbe stato possibile il voto a maggio, quindi hanno serenamente traccheggiato. Adesso siamo arrivati al limite, il traccheggiamento può durare al massimo fino a giugno, però sia il PD come partito principale della sinistra, sia l'area di centrodestra non hanno un candidato e si sono presentati una reduce per automatismo che, come sempre, nella sua confusione mentale aveva detto non mi ricandido 3 anni fa, adesso si candida, quindi è lì ed è 5 Stelle o quello che sia, poi Calenda e poi io. Quindi anche nei sondaggi, dividendoci in tre, io ho assorbito i voti del centrodestra e Calenda quelli del centrosinistra. Andando invece a una definizione in cui i deputati, a parte le liste minime, passano da 3, quali sono oggi, a 5, dovresti avere un candidato del PD e uno comune di Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega. Col che il panorama e anche i sondaggi cambiano. Io ho parlato a lungo con la Meloni, la quale poteva convergere su di me, ma non è che ha detto che non andavo bene io, immaginava un candidato che fosse meno autonomo e quindi più colorabile da lei, e ha indicato questo Abodi, che non so quanto, però certo che quando comincia la campagna lei può melonizzare Abodi, con me non avrei bisogno di niente, quindi se convincessero su di me potrebbero vincere forse quasi al primo turno, però il mio problema non è vincere con il centrodestra, il mio problema è far riconoscere la identità della lista Rinascimento, quindi se essa va da sola, facesse anche solo il 10 o 12%, sarebbe un segnale di cosa vuol dire quello e consentirebbe a me di lavorare con un eventuale vincitore, prevalentemente di centrodestra, nella funzione di assessore. Quindi io ho immaginato tutto, se sono il candidato del centrodestra vinco dal primo turno o posso vincere dal primo turno, se sono candidato invece da solo devo negoziare dopo per il ballottaggio una posizione che mi consenta di essere a Roma, non il sindaco che intende occuparsi della gloria di Roma, ma l'assessore che intende occuparsi della gloria di Roma. Quindi, dal punto di vista del campo che io ho scelto, il ruolo di sindaco e quello di assessore sono molto più vicini di quanto non sembrino. Né io posso pensare di dedicare 5 anni della mia vita all'immondizia, alle strade, agli extracomunitari, cioè cose ovviamente farei come sindaco, ma con una squadra così forte da avere ognuno la propria competenza. Quindi non sono particolarmente esagitato. Sono sicuro che io mi farò riconoscere. E questo può essere o come candidato unico del centrodestra o come candidato che fa la sua strada come la fa Calenda. Anche Calenda credo che potrebbe essere il candidato della sinistra, ma se non lo fosse sarebbe un elemento che crea problemi a sinistra. Non so se sia in grado di andare al ballottaggio, ma certamente dopo il primo turno porterebbe i suoi voti al centro-sinistra, quindi non cambia molto che noi siamo, se siamo noi candidati delle due aree prevalenti, io forse sono avvantaggiato perché lui ha un elettorato che è più vicino a quello dei 5 Stelle, quindi a 3 io potrei vincere, altrimenti al ballottaggio si vedrebbe cosa capita. A 5 può vincere chiunque. E poi può vincere al primo turno e poi si valuta cosa fare al ballottaggio. Per cui lo schema è già abbastanza chiaro. Oggi è a 3, ma è uno schema imperfetto, domani sarà a 5. E parlo, considerando anche me, delle liste che faranno più del 5%, perché è chiaro, poi avremo anche dei satelliti. Però dando le 5 componenti, 5 Stelle al 20-22%, il PD al 25%, forse un po' meno, 20-22%, Calenda al 15%, noi abbiamo un blocco che va oltre il 50%, però deve dividere con la Raggi, cioè con 5 Stelle. Dall'altra parte hai un blocco unitario che, mettendo insieme la Lega, Fratelli d'Italia, Rinascimento e Forza Italia, potrebbe arrivare al 50, ma se non ci arrivasse, e forse non ci arriverà, avremmo un candidato unitario che può fare il 30-35, io che posso fare il 15. Quindi mi pare che il quadro è abbastanza facile da comporre a 3 e a 5, ma non cambia poi molto. Lei sicuramente è un candidato ideale dal punto di vista mediatico, vista la sua storia, la sua notorietà. Cosa risponde però a chi dice che non ha un forte legame con il territorio, che non è romano, potrebbero invece essere altri? Sì, ma questo
Se si può capire, ma non ero neanche sutrino, non ero neanche marchigiano, non ero neanche siciliano, quindi voglio dire, Roma è il mondo, Roma è l'Italia, io sono un candidato italiano e internazionale, quindi non è un'appartenenza che connota, potrebbe valere per un'area, diciamo, leghista, dove c'è il senso del nord, che poi ormai non so più neanche la Lega, ma Roma è una capitale di tutti, come anche Milano peraltro, ma Roma non ha neanche la Lega, non è che ha Forza Nord, quindi la nascita c'entra poco. C'entra il fatto che io sono considerato generalmente poco governabile, quindi la mia autonomia dipende, anche come sindaco di Sutri, io non sono né destra né sinistra, ho il vice sindaco che è di ultrasinistra, ho dato la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, pur difendendo spesso Salvini, cioè io ho delle posizioni che certo non sono di squadra, per cui questo è l'elemento per cui non converranno su di me, ma se dovessero convergere probabilmente potrò vincere al primo turno. Perché metti il 25% della Meloni, il 10-15% della Lega, il 6-7% di Forza Italia, più la lista del Presidente, arrivi tutti insieme a sfiorare il 50%. Quindi, che la sinistra non ha, perché la sinistra, a parte che non ci arriverebbe neanche da sola, ma comunque deve dividere i voti con 5 Stelle. Quindi se anche loro avessero il 35%, non potrebbero mai arrivare al 51% perché almeno il 15 o meno il 20 va alla Raggi. Quindi... Nell'ipotesi che lei divenisse sindaco di Roma, al primo, secondo turno, da indipendente o cominciatore, quali sono a suo avviso le tre priorità, le tre cose che Roma dovrebbe fare subito, dal giorno stesso in cui lei si insedia in capitolo? Beh, istituire una specie di fondazione Louvre. Cioè noi non abbiamo il Louvre, ma abbiamo 85 musei separati che devono diventare una sola realtà. Quando vai a Parigi vai al Louvre, cioè Parigi e il Louvre coincidono, quindi lì veramente arte e città coincidono. A Roma no, a Roma l'arte e città non coincidono, sono due mondi diversi. Poi potenzierei da parte, diciamo, universale del cinema, con una cinecittà che diventi come Hollywood. Poi farei un referendum per lasciare libera Ostia e poi immaginerei l'idea di una città aperta, una città in cui ci sono mille occasioni, quindi ecco cos'è il turismo a Roma, ecco cos'è la capacità di attrazione di una città che è un sogno, quindi diciamo l'idea di investire nell'immagine attraverso la comunicazione. L'ha visto in questi giorni, io ho scoperto un Caravaggio a Madrid, i telegiornali ne hanno parlato, ogni volta era l'ultima notizia. No, basta, la prima notizia deve essere una notizia positiva, deve essere qualcosa in cui l'arte trionfa, un grande restauro, quindi devi cominciare a far entrare dentro le persone che tu hai il privilegio di vivere in Italia, di vivere a Roma, che è il luogo più bello del mondo. Devi fare quello che aveva fatto Franco Maria Ricci con la rivista più bella del mondo, cioè devi dire, non devi dire mafia capitale, ma Roma capitale del mondo, cioè devi comunicare la grandezza di Roma, e per questo io sono un comunicatore, cioè devi ribaltare la gerarchia, non ambulanze, scippi, tutto questo entra in un telegiornale, ma in una comunicazione in cui ciò che è positivo prevale. E allora scopri Caravaggio, prima notizia, poi dopo potrai parlare della Fiat elettrica o dell'epidemia di Covid, non puoi occupare il telegiornale solo di tristezze, quindi la comunicazione, l'idea della grandezza di Roma e quindi l'opposto di mafia capitale è il primo compito, perché consapevole di sé Roma diventi quello che Parigi è, come Ville Lumière. Parigi è una grande città di notte, la Ville Lumière, Roma è una grande città di giorno. Roma, la luce di Roma, ecco, la luce di Roma potrebbe essere uno slogan. Quindi, ecco, l'augurio che lei fa alla città, chiunque dovesse diventare sindaco, è questo, cioè di riuscire a trasformare la propria immagine. Sì, non ci riusciranno però, sono troppo ignoranti. Volevo chiudere con una nota positiva. Sì, positivo se fossi io, ma dico, gli altri non ce la faranno.
Quando pensi che stando a Roma la Raggi ha parlato per un anno e mezzo dello stadio dei grattacieli, ma ti pare che uno si occupa di una... Quella cosa la devi fare neanche dando peso al fatto che, a parte, non devi fare i grattacieli, ma fai uno stadio, che cos'è? Che Roma è uno stadio? E l'unico argomento della sua giunta è stato questo. Sì, no. Io non mi posso esprimere, ma sono abbastanza d'accordo. Va bene. La ringrazio allora. Grazie a lei. Benissimo, grazie. Arrivederci.